Era giorno e mio zio chiese alla mamma di farmi andare a casa sua. Ho un regalo per lei, disse. Un diario di Asterix. Non avevo ancora iniziato la scuola e ho ricollegato e ricordato la mia età proprio da questo particolare. In quell'occasione, dopo il regalo, mi prese in braccio, mi diede un bacio. No, un semplice bacio, ma uno di quelli passionali. È ancora vivo nella mia mente il senso di disgusto che provai e che provo ancora oggi. Mi chiese: io ti voglio bene e tu ne vuoi a me? Io risposi di sì. Voglio anche bene alle tue sorelle, continuò a dirmi, ma a te in modo particolare, quindi mi raccomando, non dire niente a nessuno di questo bacio. Le tue sorelle potrebbero essere gelose. Tornai a casa e rimasi in silenzio. Non so perché, ma non dissi niente a nessuno. Ubbidì a mio zio. I miei genitori economicamente non se la passavano bene e zio Orco, che viaggiava spesso, portava provviste per la sua famiglia e la mia. Dopo ogni viaggio era un'abitudine ormai chiamarmi perché aveva qualcosa da dare, ma soprattutto più passava il tempo e più non bastava il bacio alla nipote preferita. Quando sento casi di abusi sessuali, in particolare a minori, mi viene in mente il mio. Se l'ho superato, sì. Oggi una gran voglia di vivere, una fede che mi aiuta ad andare avanti. Piccole, non fate come me, parlate, perché chi deve vergognarsi non siamo noi, ma solo chi si macchia di questo gravissimo crimine.